Tre cavalieri al merito della Repubblica insigniti dal prefetto di Pescara, Sara Cortese, medico principale della Polizia di Stato, che si è resa protagonista del salvataggio del giovane Dante, che ha tenuto tutti col fiato sospeso dopo 44 ore sul parapetto di un balcone in centro cittadino. Che cosa rappresenta questo momento per lei? Allora, questo momento, questo conseguimento di questo cavalierato per me è un momento importante perché rappresenta la fine del periodo della pandemia in cui sono stata accanto ai poliziotti, alla cittadinanza per le vaccinazioni e per tutto quello che purtroppo ha rappresentato questo periodo pandemico. Lei tra l'altro è stata protagonista di un episodio che ha consentito di salvare Dante. Abbiamo seguito tutti la sua storia. Cosa ha fatto per convincerlo? Io semplicemente ho cercato di comunicare con lui e trovare gli elementi che potessero far presa su di lui. Ho cercato di conquistare la sua fiducia, ci sono riuscita dopo tante ore in cui abbiamo parlato e ci siamo raccontati uno dell'altra. E alla fine lui ha deciso di aprirmi la porta. Quali sono state le sue prime parole? Le sue prime parole, quando mi sono avvicinata per abbracciarlo e per tranquillizzarlo, quando mi ha guardato mi ha detto mamma e mi sono veramente emozionata lì. Una mamma cavaliere. Sì, una mamma, ho tre splendidi bimbi e quindi non è facile conciliare tutto, però lo faccio veramente col cuore.